Bella gente di Shikoku, io sono Luke e oggi insieme a Fra vi farò vedere in 5 posti in cui atterrare per avere più probabilità di vittoria. Prima di iniziare il video però vi chiedo di lasciare un bel mi piace per supportare il canale e di scrivermi nei commenti quale altro gioco oltre a Fortnite vorreste vedere sul canale. Magari in un futuro prossimo, non lo so, quando Fortnite romperà un po' le balle e volete qualche altro gioco, scrivetemelo nei commenti. E se vi piacciono i video di Fortnite che trovate sul canale, vi ricordo di iscrivervi e fare un salto anche dal nostro canale Twitch per fare qualche partita insieme a noi mentre siamo in live. Il primo posto di questa lista è anche il più figo in assoluto. Me l'ho fatto scoprire un nostro iscritto del canale di Twitch, che ringrazio moltissimo, e ora vedo che sempre più youtubers stanno facendo dei video a riguardo, quindi assicuratevi di essere sempre soli quando ci andate, perché sempre più gente sta scoprendo dove si trova il bunker segreto. Per arrivarci dovrete atterrare a spiagge Snob e entrare direttamente nell'ultima casa verso il basso della cittadina. Entrate nella struttura e passate nella camera da letto. Troverete un armadio con sopra due casse colorate. Vi basterà dare un colpo di piccone e siete dentro. Qui sotto c'è veramente tantissima roba, ragazzi. Un sacco di armi, di casse, di munizioni che vi permetteranno di iniziare la partita con un vantaggio enorme rispetto agli avversari. Poi, una volta lootato il bunker, potrete decidere se fidarvi delle vostre abilità e provare a combattere gli avversari che si trovano vicino, oppure dirigervi direttamente verso sud e andare al boschetto bisunto, che tra l'altro suona stranissimo come tutti i nuovi nomi in italiano, passando per la costa e facendo qualche materiale. Il secondo posto è adatto ai giocatori con un bel po' di skills, perché è sempre pieno di gente che vuole raggiungerlo insieme a voi ed è sulla cima della torre dell'orologio dei pinnacoli pendenti. La cosa bella di questa torre è che atterrando sulla cima potrete trovare fino a 2 chest che vi aiuteranno tantissimo a liberarvi dei nemici che avete intorno, per poi scendere spaccando il pavimento e raggiungere i piani inferiori della torre. Insomma, arriverete in fondo che avrete sicuramente abbastanza materiali e armi da vincere i primi combattimenti ravvicinati. Mi raccomando, state attenti ai camperoni che appena scesi si piazzano sui tetti per spararvi, perché sarete in svantaggio di altitudine e dovrete quindi usare gli edifici per proteggervi. Se non sapete cosa fare, non avete nessun amico con cui giocare e volete fare un po' di pratica nei combattimenti, vi consiglio di atterrare sempre qui, perché da quando è stato rilasciato il nuovo aggiornamento, questa città è sempre piena. Il terzo posto in cui vi consiglio di atterrare per iniziare alla grande è il motel a nord di Loot Lake. Non è un posto particolarmente affollato solitamente, perché non è circondato da nessuna città importante. E solitamente, quando gioco in singolo, trovo al massimo una o due persone con cui devo scontrarmi. Poi, ogni tanto mi va bene e ogni tanto me lo mettono in quel posto. Un piccolo consiglio che posso darvi è quello di non atterrare direttamente sopra il motel, a meno che non ci sia nessuno, e in quel caso va benissimo. Ma vi dico di fermarvi nella casa di fianco, così potrete prendere l'intero loot della casa mentre controllate la situazione intorno a voi. Poi potrete raggiungere i vostri nemici e sperare di avere la meglio su di loro. Ricordatevi, ragazzi, di rimanere sul tetto del motel il più possibile, perché gli avversari sentiranno sì dei passi, ma non capiranno da dove provengono. Invece voi, grazie ai buchi che ci sono sul tetto, potete sia vedere che sparare agli avversari. E attraverso questi primi colpi che sparate, probabilmente non riuscirete ad uccidere gli avversari, ma inizierete i combattimenti subito con un gran vantaggio, quindi magari vi basterà solo un paio di colpi di pistolina o un colpo di fucile a pompa. Il quarto posto per iniziare con una marcia in più è la sedia gigante. Non vi avrei mai consigliato questo posto prima dell'ultimo aggiornamento, dato che praticamente era semplicemente una sedia in mezzo al nulla con una chest una volta ogni tanto. Ma ora non posso non consigliarvelo, dato che è diventato uno spot perfetto per iniziare una buona partita. Molti dei nemici, quando atterreranno insieme a voi, andranno diretti a Flash Factory, mentre voi dovrete stare attenti a chi atterra nelle vostre vicinanze. Se vedete che qualcuno raggiungerà la sedia prima di voi, andate negli edifici vicino ad essa e cercate di eliminare i nemici il prima possibile. Invece, se sarete voi a raggiungerla prima, potrete passare subito al combattimento e se non c'è nessuno, beh, tanto meglio. Avrete un sacco di loot, tutto per voi. Consiglio questo posto quando siete nella modalità coppie, perché potrete allontanare gli avversari atterrando uno sulla sedia e uno sugli edifici. E se i combattimenti vanno male, non preoccupatevi, ci sono alcune partite che si decidono fin dall'inizio e si basano sulla fortuna di chi è il primo a trovare un'arma. E se vanno male, basta non prendersela e ricominciarne un'altra. E praticamente di fianco al luogo che vi abbiamo appena consigliato si trova forse il miglior luogo in cui atterrare nella nuova parte di mappa. Ma prima di parlarvene è arrivato il momento della rubrica, signori. La nostra rubrica. La rubrica migliore di tutta YouTube Italia. Ossia, quella del commento ignorante. Questa volta dovrete sorprenderci scrivendo
cosa ne pensate del video. Però dovrete scriverlo come se foste la nostra cara, dolce e vecchia nonnina. Ragazzi, sono veramente curioso di vedere che cosa inventate, perché avete tutti un sacco di fantasia, anche quando vi ho chiesto di scrivere le cose stupide. E quindi sorprendetemi, fatemi vedere un po' di ignoranza proprio di quelle delle nonnine. E per quanto riguarda l'ultimo posto, vi avviso che sarà pieno di roba, ma anche un sacco pericoloso, perché quando atterro trovo sempre tantissima gente intorno a me. Però ragazzi, fidatevi che ne vale la pena. Il motivo principale è che qui troverete una quantità esagerata di chest. E come sapete, più chest trovate all'inizio, più materiali ed armi avete e più probabile sarà la vittoria royale. Ok, ovviamente poi ogni partita può anche cambiare da un momento all'altro in base alla fortuna e sfortuna. Però se iniziamo bene, ci sentiamo sicuri e andiamo durissimi contro gli avversari, siamo già a metà strada. L'unico consiglio che posso darvi quando atterrate in questo posto è di utilizzare bene le orecchie per capire dove sono i nemici intorno a voi. E nel momento in cui, se ci riuscite, li fate tutti fuori, state attenti. Dovrete andare via il prima possibile, secondo me. Perché arriveranno da voi i giocatori atterrati nel posto in cui vi ho detto fra prima oppure a Flash Factory. E non è che vi raggiungeranno vuoti, perché vi raggiungeranno dopo aver ucciso a loro volta tutte le persone atterrate nel loro punto. Quindi sarà un combattimento proprio pieno di risorse. Quindi se siete un po' alle prime armi, è meglio evitare questi combattimenti a inizio partita. Vabbè, a meno che non siete dei pro. In quel caso, vabbè, chi se ne frega, tanto vincete lo stesso. Che bello avere vomito di aria, cazzo, mi dispiace. Anche quando guardo Fra di solito mi vengono. Quanto sei simpatico. Proprio amico del cuore stasera. No, vero? Ne scherziamo, ma in realtà mi vengono per... Russia, sti cazzi, quanti gradi ci sono in Russia? Secondo me lì, ciao, Domani per me è festa, che culo. Per Shikoku Jin è sempre festa. Epic Games non supporta... Eccolo. È stato inquietante di brutto perché ho aperto... Cioè, ti ho visto aprire la porta, ti ho visto arrivare. Sembrava un po' creepy, come cosa. Tantissimo. Chi è che l'ha rubato? Fermi, stanno attaccando il nostro amichetto. Miro, è morto. Andiamo, rushiamo, che tanto poi al massimo andiamo. Lasciamo, vinciamo, moriamo. Yeah. Una terra. È morto. Ok. Bitch. C'è il cecchino. Rubato. Lo scudo lascialo a me. Tenete okay. Questo che è il... E poi il pompa. No, lasciami giù il pompa, quello bello. Boh, io non voglio più nient'altro, mi basta il cecchino, okay, e poi mi diverto. Io tolgo il pompa e metto il cecchino al cecchino. Vabbè dai, piuttosto mi metto questo, è buona. Allora, aspettate un attimo che leggo la chat, mi mettiamoci in un angolino. Allora, domani quattro... c'ho solo 6 colpi, Ma più che altro, sì, però, te lo darei, sì, cioè, dobbiamo entrare in safe però, perché sta per arrivare la festa. Adesso arriverà qualcuno che scappa dannato, no? Meno 35 e vento forte. È qualcosa di assurdo. Se ce ne sono due. L'ho colpito! Mamma mia. Ok, uno l'ho messo a terra. Puttana! Cacchio, non riesco a leggere la chat, ragazzi. Non mi aspettavo quel colpo, sinceramente. Cioè, lo vedevo lì prendere mazzate. Raga, la safe. L'ho colpito! Puttana. E adesso muore per la safe. Adesso non le aspettiamo per... headshot, bitch! Mamma mia, che bellezza! 145 metri. Niente, ragazzuoli, questo video termina qui. Vi ringrazio per averlo guardato fino a questo punto. Se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piacione. E vi ho già detto cosa commentare, di iscrivervi, di passare i soliti social e Twitch e tutto quanto. E niente, vi ringrazio perché...
probabilmente quando questo video uscirà saremo già in 15.000. 15.000 sono tanti, cazzo. Niente, dai, noi ci vediamo al prossimo video. Bella!